Benvenuti a TGM, il telegiornale, il giornale della giornata. In primo piano, due esplosioni a Modena, davanti alla sede del Partito Democratico. Questi i titoli. Al Ministero del Lavoro, accordo governo-sindacati su APE. Scatta il bonus di 500 euro ai diciottenni. Esplosioni alla sede PD di Modena. Beppe Grillo pubblica sul suo blog. USA, la candidata Clinton soffre di polmonite. Il giornale e altri. Esselunga in vendita. Ipotesi di evento unico Milano-Torino nel 2017 sul libro. Simona Vinci si aggiudica il Campiello 2016. Su La 7 ritorna di martedì con Giovanni Floris. Il Ministero del Lavoro oggi è stata la sede dell'incontro tra il sottosegretario Nannicini e i sindacati per la decisione sull'APE, il meccanismo di pensionamento anticipato che permette di andare in pensione prima dell'arrivo all'età di legge. Per tutti coloro che sono nati tra il 1951 e il 1954, precisa la notizia del sito del quotidiano La Repubblica, e cioè con un'età che parte dai 63 anni, c'è la possibilità di accedere anticipatamente alla pensione sottoscrivendo quello che si chiama un prestito previdenziale, che preleva dalla pensione una quota variabile per ripagare l'anticipo. Si configura quindi un accordo tra il governo e i sindacati per un anticipo di 3 anni e 7 mesi, e il periodo di sperimentazione di questo sistema sembrerebbe essere di 2 anni. Per tutti i diciottenni del 2016, classe 1998, al via il bonus di 500 euro che il governo Renzi aveva annunciato e che era stato messo nella legge di stabilità del 2015. Il bonus, che il sito del quotidiano La Stampa quantifica in totale in 290 milioni per le casse dello Stato, sarà disponibile grazie all'accesso con la chiave unica SPID sul sito online da giovedì prossimo www.18app.it. Il bonus avrà differenti possibilità di spesa. Sempre secondo il quotidiano La Stampa, sono esclusi lo streaming e la tecnologia. In via Florenzi a Modena, davanti alla sede del Partito Democratico, sono state fatte esplodere due bombole di gas da campeggio. La doppia esplosione è stata percepita da tutta la città alle 5 circa del mattino. Attualmente le forze dell'ordine e gli inquirenti sono al lavoro per fare luce sui mandanti e gli esecutori. Su Twitter, Matteo Renzi ha pubblicato a riguardo un tweet di sostegno ai colpiti dell'attentato, rinnovando l'impegno di presenziare giovedì alla festa dell'unità di Ponte Alto, a Modena. Anche il ministro Maria Elena Boschi, dal suo profilo Twitter, invia il suo sostegno per ciò che è accaduto a Modena alla sede PD. Beppe Grillo ha pubblicato oggi un post sul blog di riferimento del Movimento 5 Stelle, www.beppegrillo.com. Nel post si può leggere tutto l'organigramma, con la data di inizio appartenenza, di coloro che operano all'interno del movimento e che fanno da riferimento principale ai militanti, al territorio italiano, all'associazione Russo fondata da Gian Roberto Casaleccio e proseguita dal figlio Davide, e all'interno del Parlamento italiano. Grillo conclude il post con il messaggio di un futuro potenziamento del movimento e di tutti i suoi strumenti di interazione per gli iscritti. La candidata democratica americana Hillary Clinton soffre di polmonite. Il suo medico personale Lisa Bardak, secondo quanto dichiara il sito di informazione Il Post, ha diffuso un breve comunicato dopo aver visitato la paziente. Nel comunicato si legge che la Clinton è sottoposta alla prescrizione medica ad una terapia a base di antibiotici e che la sua agenda dovrebbe essere modificata per consentire il recupero della forma fisica tramite riposo. La Clinton, fa sapere il sito Il Post, ha annullato dei comizi che si sarebbero dovuti tenere nei prossimi giorni. Il colosso italiano dei supermercati Esselunga sembrerebbe essere in vendita. Numerose le notizie in rete. La possibile messa in vendita, secondo quanto riporta il sito di informazione Il Giornale, dovrebbe essere curata dal colosso finanziario Citigroup. Sempre secondo lo stesso sito, i gruppi Blackstone e Walmart americani e il lussemburghese CVC sarebbero i primi interessati ad acquistare singolarmente il controllo di una delle catene di supermercati più famosa d'Italia. Ancora secondo Il Giornale, si potrebbe configurare l'entrata di altri soggetti oltre a quelli citati, per dare inizio ad una vera e propria gara. Il ministro del Lavoro Poletti ha dichiarato di preferire in questo caso un gruppo italiano, ma di non sottovalutare gruppi esteri per l'interesse e la crescita del paese. Dopo la notizia di due date differenti per la Fiera del Libro di Milano e il Salone del Libro di Torino nel 2017, oggi il ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini ha annunciato la possibilità di costruire un evento unico condiviso.
Il sito del quotidiano La Repubblica riporta oggi la notizia, secondo cui si sarebbe tenuta una riunione al Ministero per discutere la proposta del ministro Franceschini. Tra i provvedimenti discussi, quello della costruzione di un gruppo per studiare la governance unica dell'evento librario nel 2017. Il romanzo, pubblicato da Einaudi La Prima Verità, scritto da Simona Vinci, si aggiudica con 79 voti su 280 il primo posto al 54esimo premio Campiello, rinomato premio letterario italiano che si è concluso sabato 10 settembre con la serata finale. Elisabetta Rasi, con il libro Rizzoli, Le regole del fuoco, si piazza seconda con 64 voti. Medaglia di bronzo, con 2 voti in meno rispetto al secondo posto, ad Andrea Tarabbia, con il libro Il giardino delle mosche di Ponte alle Grazie. Nella sezione giovani, Ludovica Medaglia, una scrittrice liceale di 17 anni di Milano, ha vinto il primo premio con il racconto Wanderer. Il giornalista e conduttore Giovanni Floris ha presentato nella sua conferenza stampa la nuova edizione di Martedì, che partirà domani sera sul canale televisivo La 7. Tra le novità, la presenza come ospite di Massimo Giannini, ex conduttore della concorrenza negli scorsi anni con il programma di Rai 3 Ballarò. Riconfermata la copertina di Maurizio Crozza, è annunciato Pierluigi Bersani come primo ospite della puntata di apertura della stagione. Il musicista Vinicio Capossela firmerà la sigla del programma. Con questa notizia si conclude il giornale di oggi. Ci vediamo domani sera.